Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare il GPS BN880. Inoltre, se volete acquistarlo, vi lascio qualche link in descrizione. Il GPS viene venduto insieme ad un pad biadesivo, un cavo per i collegamenti e un connettore di riserva. Il BN880, oltre alle funzionalità di GPS, dispone anche di un magnetometro. Su Betaflight non è obbligatorio, ma se il sistema ne rileva uno, verrà utilizzato. Per il corretto funzionamento del magnetometro è necessario che il GPS sia lontano da esche e motori. Questo perché il rumore elettrico generato dai campi magnetici di queste componenti causano troppi disturbi al magnetometro per farlo diventare utile. Quindi se dovete montare questo modello su un drone di piccole dimensioni, potete anche decidere di non collegare il magnetometro. Basterà semplicemente non saldare i cavi SDA ed SCL. Come abbiamo visto, in effetti si tratta di una funzionalità accessoria. Per far funzionare il magnetometro è necessario che il GPS sia rivolto con la freccia che punta in avanti e, visto che sul GPS non viene indicato, per il verso fate riferimento a questo schema. Tuttavia, qualora abbiate necessità di posizionare il GPS in un altro verso, è possibile intervenire su Betaflight per cambiare l'allineamento. Ed infatti nei droni FPV di solito il GPS si posiziona nella coda e per comodità mettiamo il connettore rivolto in avanti. Di conseguenza dovremo modificare l'allineamento nelle impostazioni di Betaflight. In fase di configurazione vedremo come fare. Per quanto riguarda il verso, la posizione giusta è con l'antenna rivolta verso l'alto. Può sembrare scontato, ma è sempre meglio ripeterlo. A questo punto possiamo procedere ai collegamenti. Vediamo come fare seguendo questo schema. Per comodità terrò il GPS ruotato in questa posizione. L'ordine e il colore dei fili comunque è quello del connettore. I primi fili da collegare sono quelli dell'alimentazione. Individuiamo nel flight controller i pad 5V e GND e colleghiamo i cavi VCC e GND del GPS. A questo punto dobbiamo collegare i cavi TX ed RX. In questa scheda userò la UART 5. Voi usate quello che avete a disposizione, il procedimento è lo stesso per tutti i flight controller. Come sempre, TX ed RX vanno collegati invertiti tra loro, quindi collegherò il TX del GPS con l'RX del flight controller e l'RX del GPS con il TX del flight controller. Ora è venuto il momento di collegare il magnetometro. Saldiamo il cavo SCL del GPS sul pad SCL del flight controller e il cavo SDA del GPS sul pad SDA del flight controller. Come ho detto, questa componente è opzionale e sui droni da 3 pollici in giù potrebbe essere meglio non collegarlo, basterà semplicemente non saldare i fili. Ok, come vedete ho già fatto i collegamenti e sistemato il GPS. In questo modello l'antenna della VTX è un po' corta, se potete usarne una più lunga sarebbe meglio. Quindi non ci rimane che passare alla configurazione su Betaflight. La prima cosa da fare è andare in ports. Qui dobbiamo attivare GPS in corrispondenza della UART che abbiamo usato per collegare TX ed RX, nel mio caso la 5. Lasciamo auto e facciamo save e reboot. Come vedete, in automatico ho impostato la velocità di 57.600, dovrebbe essere così per tutti, ma se voi ne rileva un'altra lasciate pure quella. Spostiamoci in configurazione e attiviamo subito GPS. Come protocollo usiamo uBlocks. Poi attivo AutoBaud e AutoConfig. Inoltre attivo Galileo in modo da agganciare più satelliti. Questa opzione dovrebbe essere maggiormente efficace in territorio europeo. Set on point è un'opzione che potete usare se solitamente partite dallo stesso punto. In alternativa lasciatelo disattivato. Assistente a terra lo lascio automatico. A questo punto passiamo alla configurazione di sistema. Attiviamo magnetometro se lo abbiamo collegato e vogliamo usarlo. Attiviamo barometro se il nostro modello ne ha uno a disposizione. Attiviamo anche l'accelerometro perché è necessario per impostare il rescue. Ora dobbiamo allineare il magnetometro. Per il BN880 scegliamo sempre un'opzione che comprenda flip, perché in questo modello è capovolto. Per il mio setup devo scegliere 90 gradi flip, se invece avete messo il connettore all'indietro scegliete 270 flip. Se con questi due non vi trovate, provate con 0 flip o 180 flip.
Per capire se è tutto ok, andiamo nella pagina setup e puntiamo il drone verso nord. Qui ci deve essere un valore che sia vicino a 360 gradi o 0 gradi. Se c'è un valore vicino a 90 gradi, 180 gradi o 270 gradi, bisogna rivedere l'allineamento. Se il sistema non vi riconosce il magnetometro e qui non avete la N attivata, dovete intervenire via CLI digitando la seguente stringa: set mag-hardware uguale auto, set mag-bus-type uguale i2c, set mag-i2c-device uguale 1. Save e premete invio. In descrizione vi lascio questa stringa così potete copiarla e incollarla. Adesso passiamo al tab Fail Safe, iniziamo attivando GPS Rescue. Questi parametri vanno valutati in base al vostro modello e a dove state volando, se non avete particolari esigenze i valori di default per iniziare vanno bene. Personalmente l'unica cosa che ho cambiato è la distanza di discesa, che ho portato dai 200 metri iniziali a 70 metri. Per quanto riguarda i sanity check, io lascio on per avere qualche controllo di sicurezza in più, ma le differenze con failsafe only sono del tutto marginali. Passiamo al tab modalità di volo, qui associamo il GPS rischio ad una switch portando la barra arancione tutta a destra. In questo modo quando verrà attivata il drone ritornerà automaticamente verso il punto home. Usate questa funzionalità fin tanto che non recuperate il segnale radio o video, dopo riprendete il controllo manuale. Concludiamo la configurazione con il tab USD attivando i valori relativi al GPS, in particolare longitudine, latitudine, numero satelliti, distanza e direzione da casa. Se avete attivato il magnetometro potete attivare anche la compass bar, in modo da vedere i punti cardinali. Su Betaflight non c'è altro da fare, possiamo uscire. A questo punto se avete attivato il magnetometro si rende necessario calibrarlo, ora vi farò vedere come si fa, anche se comunque vi sconsiglio di farlo dentro casa, questo perché l'ambiente è influenzato dai dispositivi elettronici come monitor, telefoni, router eccetera. La calibrazione va fatta all'esterno prima di iniziare il volo e va ripetuta in seguito se notate che il magnetometro non funziona correttamente o se avete fatto qualche crash pesante. Se preferite potete calibrare prima di ogni volo, come vedremo la procedura è molto semplice e veloce. Si tratterà di fare una sequenza specifica col radiocomando e dei movimenti col drone. La batteria dovrà essere collegata, se volete stare più tranquilli potete anche rimuovere le eliche. Per quanto riguarda la sequenza dovremo mandare throttle in alto, yaw a destra e pitch in basso. A seconda di come avete impostato il modo nella radio la combinazione degli stick è diversa, fate riferimento a questo schema per capire meglio quale sequenza usare. Ok, posso fare la sequenza. Come potete notare il flight controller è iniziato a lampeggiare velocemente. Questo è il segnale che possiamo calibrare il magnetometro e avremo 30 secondi per farlo. Faccio una rotazione completa sull'asse del pitch. Una rotazione completa sull'asse del roll. E una rotazione completa sull'asse dello yaw. A questo punto posso dire di aver concluso la calibrazione. Perfetto, non c'è altro da fare. In questo video abbiamo visto come collegare e configurare il GPS BN880. Prima di concludere però volevo ringraziare Luca per avermi dato delle informazioni molto utili su come configurare il magnetometro. In descrizione vi lascio il link al suo canale, dove troverete molti video su iNav ed il mondo FPV in generale. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.